cosa devo dirti? Io avevo un grande amico, un grande architetto, si chiama Gianni Belotti. Un giorno mi dice: devo arredare 100.000 case popolari a Harlem. Vabbè, complimenti. Ma chi è il tuo interlocutore? Chi ti commissiona? Dice: ma guarda, un mio vecchio amico che ha fatto fortuna, dopodomani vado negli Stati Uniti, vado a New York con lui e comincerò il progetto. Io gli dico: vengo con te, mi interessa molto questa cosa, ti accompagno. Dice: sì, dai, vieni, naturalmente mi pagavo i miei costi, ma ti presento Mario. E la sera in via Pisani, credo, vado in questa casa folle, arredata secondo lo stile del tempo, con un certo cattivo gusto, ma con sfarzo, incontro Mario Fattori, che mi dice: chi sei? Valeri, non è ieri, è domani. Ed è stata la prima battuta di Mario al mio incontro, senza ragione. Aveva gli occhi molto vivaci, era caricato di grande creatività. La casa era inondata di dischi, allora c'erano ancora i dischi in vinile, sono stati migliaia. E ogni tanto cambiava musica, la musica era sempre a tutto volume. Andò a New York, mi ospiterà nel suo grande appartamento e mi trascinerà con lui, da una parte per dargli la casa, dall'altra mostrandomi il mondo. E lì incontro, cosa devo dirti, Woody Allen, Andy Warhol, Ben Gazzara, Norman Mailer, Gurrucks, Pelé, Pavarotti, Beckenbauer, la poesia americana, la cultura americana, il design. E lui ad ogni incontro Dalì, pranziamo con Dalì, incontro la musa di Dalì, ci litigo, ma poi Barbara Streisand, insomma il mondo, Daniele Senatore, la Carla Gavina. Ecco, il discorso potrebbe procedere a lungo, potrebbe durare ore, questo non è il momento per continuarlo, è il momento per iniziarlo. È stato un uomo che mi ha insegnato che esiste un altro mondo, non era il mondo di provincia al quale appartenevo, era un mondo internazionale, cosmopolita, fatto anche di vizi gravi, ai quali non mi sono attaccato per fortuna, ma fatto di molte sollecitazioni, molte tensioni, di molte ingenuità anche, ma certamente di grande fascino.